a tutti ragazzi e benvenuti qui su Garbage Time. Io sono Tito e benvenuti in questo nuovo video. Non facevo questa intro da secoli, anche perché pubblico poco, però volevo ringraziarvi dei 13.000 iscritti raggiunti nonostante non abbia pubblicato, problemi personali di studio e lavorativi, nulla negli ultimi 2 e passa mesi. Proprio per questa incredibile attesa non volevo indugiare ulteriormente e iniziamo subito con questo video. Vi avevo lasciati a dicembre con la mia scalata per la targhetta di campione Chelsea stagione 12 e come omaggio al quanto vi è piaciuto sono qui per dirvi che l'ho fatto di nuovo. Sono campione Chelsea stagione 13, attenzione, ed ecco come sono andate le 10 vittorie che mi hanno permesso di ottenere la tanto agognata targhetta. Se mi conoscete sapete quanto abbia giocato quasi solo in vita mia il 2v2. Una volta però raggiunto il Grand Champ la scorsa season in 2 contro 2, ho toccato la mia massima aspirazione da sempre. Quindi mi sono imposto un altro obiettivo, raggiungerlo in 3S. Modalità che da sempre è il mio punto debole. Non conoscevo la rotazione, il che mi portava ad essere sempre fuori posto, a restare senza boost, ad essere bumpato, esploso. Ero spaesato perché ero molto lento, non capivo minimamente dove stessi andando ed ero perennemente in difficoltà. Quindi, di santa pazienza, dall'inizio della 13ª season mi sono imposto di giocare solo ed esclusivamente 3S per raggiungere il GC. Detto fatto, questa season ho giocato circa 650 partite in 3S, che escludendo quel centinaio di partite che giocai dopo aver raggiunto il Grand Champ in 2S l'ultima season, sono la somma di tutte le partite che io abbia mai giocato in 3v3 da quando gioco al PC da settembre 2017. Beh, che dire, se non sono migliorato adesso faccio veramente cagare. Ecco, la prima partita di questa scalata, che è la partita in cui ho raggiunto per la prima volta in vita mia il Grand Champ in 3S, doveva essere una partita epica in cui io sputavo sangue pur di raggiungere questo obiettivo. Ma mi dispiace deludervi, non ho fatto letteralmente niente e la mia reazione la dice lunga. E si vola, non ho fatto niente, vai! Che partita di merda! E Tito 3697 è di nuovo Grand Champion! Ah, fa mucca! Ma come Diamante 3? Ma cosa? Per le prossime partite si unisce a noi un mio amico, Katsuranis, che in quel momento era in live su Twitch con il pubblico delle grandi occasioni. Ma nonostante la pressione di questa immensa platea ad osservarci, la prima partita la portiamo a casa nonostante un gol degli avversari che, boh, non ha senso. Anche se è stato il terzo sconosciuto a farci vincere la partita, ormai la chimica di squadra c'era e ci buttiamo subito nella partita successiva, che abbandoniamo a testa bassa. Le due partite che state vedendo in queste clip sono state le ultime 2 partite che mi hanno permesso di raggiungere le 4 vittorie su 10 per ottenere la ricompensa GC. In quanto l'ho fatto di nuovo nel titolo, si riferisce non tanto all'ottenere. La ricompensa Grand Champ per 2 season consecutive, ma al derancare in una maniera incredibile una volta raggiunte le 4 vittorie per la ricompensa. Non so perché mi succede questo, ma siccome è la seconda season consecutiva, prima nel 2S e adesso nel 3S, c'è qualcosa sotto. La realtà dei fatti è che nel momento in cui inizio a fare 2-3 sconfitte consecutive, personalmente vorrei staccare Rocket League con una soddisfazione e quindi vorrei quantomeno fare 2 vittorie consecutive per recuperare e andarmene soddisfatto. La maggior parte delle volte però questo non accade, perché se io ho fatto 3-4 sconfitte consecutive significa che stavo giocando male e non posso sperare nella stessa sessione di gioco di riprendere quelle sconfitte, a meno che io non stia giocando molto meglio rispetto ai miei compagni di squadra e di poter carriare determinate partite. Questo perché più si gioca, più si perde, più ci si innervosisce. Più ci si innervosisce, più non si ragiona. Più non si ragiona, più ci si butta sulle palle in cui non ci si dovrebbe buttare. Si punta al busto al posto di tornare a difesa. Si fanno le cose in maniera frenetica senza ragionare, perché si vuole segnare subito, si vuole subito recuperare lo svantaggio. E questo, di nuovo, come già è capitato nella scorsa season, e vi lascio il video qui da qualche parte, in 2S mi ha fatto scendere negli abissi, di nuovo a Champ 1 Divisione 4. E una volta sceso, quando incontro i giocatori di rank più bassi, non sempre si è in grado di trascinarli alla vittoria, perché giocano un tipo di Rocket League diverso dal tuo. Leggi cose che gli avversari non faranno mai, ti aspetti dei passaggi che non avverranno mai, e stesso tu tendi a sbagliare perché non hai fiducia nei tuoi compagni. E questo a qualsiasi rank. Nella seconda parte del video andremo a vedere la scalata verso la targhetta, fatto però in 2S, perché dopo 600 e passa partite ho fatto la mia prima partita di classificazione in 2 contro 2 e da lì, essendo anche un tipo di Rocket League a cui sono abituato, sono ritornato GC.
Finalmente quindi eccoci di nuovo in 2v2 e la prima partita, tra l'altro ho perso la quinta vittoria, quindi ecco direttamente la sesta, è stata l'emblema del no sense che vige nel 2v2. Andiamo subito in vantaggio, gli avversari pareggiano ma l'avversario perde la connessione. Esultiamo perché abbiamo già vinto la partita, no perché torna immediatamente. Però sti cazzi, eravamo più forti e con anche grazie a un mio gol al pallonetto abbiamo vinto la partita. Sesta vittoria. Ma anche i più grandi eroi incontrano i loro più grandi nemici. E neanche il tempo di startare questa partita incontro lui, Riccardo. E dai suoi occhi si vedeva che voleva una sfida. Non potevo di certo tirarmi indietro. La sua faccia preannunciava una partita molto dura e così è stata. Partita però agevolata dopo pochi secondi da un gol molto bello per il dribbling precedente del mio compagno di squadra. Ed è qui che si vedono i campioni. Riccardo mi è entrato in testa, ormai pensavo solo a lui e liscio il pallone in una maniera incredibile. 1-1. Ma non posso darmi per vinto. Mi incuneo nella difesa avversaria per segnare un 2-1 e, lasciando stare che gli avversari hanno fatto 2-2, assistiamo ad un errore incredibile da parte degli avversari che mi lasciano completamente libero di pascolare per tutto il campo e segnare a porta vuota il 3-2. Però ovviamente in attacco sono Cristiano Ronaldo, in difesa sono me a calcetto e con un altro errore difensivo regalo la palla all'avversario che appoggia facilmente in rete per il 3-3. Il mio compagno mi supporta, facciamo 4-3 e non so cosa si siano detti, spero altamente si siano flammati, durante un nostro contropiede per un possibile 5-3, sì, ma a più di un minuto dalla fine della partita, gli avversari abbandonano e vinciamo a tavolino. Tito 1, Riccardo 0. Ora ragazzi, anch'io vorrei che tutte le partite finissero 7-6 con 4 ceiling, ma non sempre è così. E questa partita è stata piuttosto noiosa, quindi enfatizziamo l'unica cosa figa che c'è stata. Ovvero il mio compagno che a un certo punto si alza la palla, la segue con un drag, scavalca due avversari e la butta in rete. Cazzo, mi sono alzato in piedi e gli ho fatto un applauso. Non è successo niente tutta la partita. Ma dopo 10 secondi di supplementari, con determinazione ce la siamo portati a casa noi. Pappa rappero, pero, pero pappa. E vi avevo detto che non tutte le partite sono emozionanti, questa però è una di quelle. All'inizio partita sembrava che io stessi dicendo, non so, una maledizione, e sembra che effettivamente abbia funzionato, avendo segnato dopo un secondo. Ma in realtà stavo leggendo il nome improponibile dell'avversario. Poco dopo l'avversario legge nel futuro e fa l'1-1 e parappapero, attenzione che nome è bruttissimo, che riesce a fare l'1-2. Gol di culo, cioè Feiko a 1, Bavon e Pacca. In tutte queste partite ho avuto una costante, i gol da kickoff, non miei, ma la costante della mia vita, ovvero la sfortuna la fa da padrone, con l'avversario che fa un gol veramente ridicolo e porta in vantaggio i suoi. Ma io ho Wansi dalla mia, che mi prende letteralmente in braccio con due gol importantissimi, a fine partita volevo sdebitarmi, ma abbandona senza esultare. Grazie mille! E ragazzi, finalmente siamo arrivati all'ultima partita per ottenere la targhetta campione Celso stagione 13. La partita è iniziata con un colpo di culo incredibile da parte mia e devo dire la verità, ho fatto il fenomeno in questa partita. Una prestazione davvero notevole, complice anche un compagno che aveva due pollici e un cervello al posto giusto. Per la seconda season consecutiva posso sfoggiare la targhetta di campione Celso e finalmente quando mi chiedono che rank sei su Rocket League posso dire Grand Champ. Ovviamente c'è sempre spazio per migliorare, ma nel frattempo vi lascio alla piccolissima esultanza una volta ottenuto questo traguardo. Boom! Let's fucking go! Quindi, amori miei, spero che questo video vi abbia invogliato a giocare a Rocket League, a migliorare voi stessi, a chiudere YouTube e aprire Rocket League. Ci vedremo presto, spero, in un prossimo video. Nel frattempo, ricordate sempre di porvi un obiettivo e tentare di raggiungerlo per non stare mai con le mani in mano. Vi ricordo di seguirmi sul mio account Instagram, Tito397, e Twitch, sempre Tito397. Quindi ragazzi, non ricordo come chiudo di solito i video, ma state certi che in pochi secondi finirà. Arrivederci!